la Roma ha chiesto di poterti comprare, non ci sono cose paragonabili. Buffon era la riserva perché era la riserva, perché Marco era bravo. Aveva delle caratteristiche importanti per quanto riguarda la qualità. Lì 16 anni, un po' tutta la consapevolezza proprio poi dopo sul campo che sei uno tra i più bravi d'Italia. La maglia non era quella della Roma, ma era l'azzurra. Dici sì, l'hanno chiamato me, sei tu il portiere dell'Italia. Non ti spieghi perché non possa bastare essere bravi a giocare a pallone per poterlo fare. Nel calcio non ti devi aspettare niente da nessuno. Amichevole con il Palermo, mi impunto con sto piede e mi si gira il ginocchio. Tu devi decidere se vuoi fare il portiere o il viver. Dice, questo ti vuole mandare via. Ti pare che l'unico contatto che c'aveva in quel momento era una squadra di Serie D? Non è facile selezionare o decidere chi può andare avanti, perché a volte vanno fatte anche delle scelte. Ma noi stiamo a parlare di un portiere che faceva la nazionale. Chi è che ha sbagliato? Che cattiveria, o dentro o fuori, raga. C'è il tempo e mezzo, Se li bagniamo! È vero che si dice il treno passa una volta soltanto, quindi, però non te sa mai, tante volte riesci a trovare anche il retto che ti fa raggiungere il treno. Seppellite Matrigoria, guarda.